Buongiorno, grazie per essere qui con noi. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, abbiamo pensato di parlare di un personaggio sferzante, dirompente, prorompente, Ada Negri. Ada Negri nacque nel 1870 ed era figlia di un vetturino vinazzato che morì lasciandola orfana ad appena un anno di età e di una tessitrice che avrebbe dato l'anima per darle un futuro. Trascorse l'infanzia con la nonna presso la portineria dei Barni, una ricca famiglia presso la quale appunto la nonna svolgeva l'attività di custode. Grazie ai sacrifici della madre riuscì a studiare e ad ottenere un diploma. Divenne insegnante elementare e insegnò dapprima a Codogno e poi a Montaviscotti, dove iniziò la sua carriera letteraria. Questa piccola introduzione ci consente di collocare Ada Negri nella storia, nel tempo e nello spazio, in modo da poterne apprezzare i contenuti e la vasta produzione. Ebbe un'attenzione particolare per le tematiche sociali e per le questioni che riguardavano i meno abbienti, i più sfortunati, e questa sua caratteristica le fruttò la definizione di poetessa del quarto stato. Noi in particolare ci occuperemo della raccolta Le Solitarie, una raccolta di novelle che fu pubblicata nel 1917 e che si incentra soprattutto sulla condizione femminile. In particolare leggeremo L'altra vita, che è una storia che mette in risalto un sistema in cui il maschilismo era così radicato da sembrare addirittura normale, tanto che la violenza sulla donna veniva perpetrata con una leggerezza tale da sembrare, da apparire normale e da essere tollerata, con una leggerezza paragonabile per intensità soltanto a quella di chi era disponibile a pagare il prezzo della propria dignità a una vita socialmente accettabile, il che ci riporta a un quadro decisamente attuale, purtroppo. Dalla voce di Noemi Garbo, L'altra vita, tratta dalle Solitarie. Franceschetta era assai piccola di statura, con rari e deboli capelli biondicci e larghi occhi glauchi di una fissità che colpiva. Forse quelle palpebre, seppur le aveva, non potevano chiudersi mai, nemmeno nel sonno. Le alette delle narici, gli angoli della bocca anemica, i muscoli delle mascelle apparivano invece mobilissimi, parlanti più della voce. Parole veramente ne proferiva poche, e quelle poche a stento. Quando non era occupata nei lavori della casa o dell'orto, si grattava la fronte su verso la radice dei capelli, con un gesto scimmiesco che aveva l'insistenza e la regolarità d'un vezzo maniaco. Bimba, fra il padre indifferente e la matrigna perversa, era cresciuta chiusa in sé, senza compagne, sempre in atto di passiva ma costante difesa, adorando i libracci vecchi, raccogliendo furtiva tutti i pezzi di giornali che poteva trovare per leggerseli in un angolo. E su di essi fabbricava nel suo cervellino castelli in aria che si gonfiavano, si sovrapponevano, si distruggevano a vicenda, nubi nel cielo in un mattino di marzo. Da quando a 16 anni era stata sposata per forza a quel grosso Bernardone Mandri, mercante di cavalli e di buoi, giovialaccio, bestemmiatore, sempre in lotta con la cintura dei calzoni che non gli era mai abbastanza larga, la biondina s'era senz'altro raggomitolata su se stessa. Non si confidava con nessuno, non usciva mai, non rispondeva mai agli scherzi volgari o alle sfuriate del suo uomo. Lo serviva in silenzio. Egli non era cattivo, non guardava le altre donne, non lesinava sulla spesa, amava Franceschetta a proprio modo. Così suo padre, così suo nonno avevano trattata la moglie e non altrimenti. Ma la biondina, con l'andar degli anni, diventava sempre più fragile e trasparente.
Un cielo acceso, diceva Don Geremia, il coadiutore. Girellando per la casa in umili faccende, cucendo nel vano d'una finestra, dando brevi ordini alla servetta tredicenne, dalla faccia melensa e sbalordita, e anche sedendo di fronte al marito durante i pasti, ella aveva l'aria d'essere lontanissima da ciò che la circondava. Spesso Bernardone si portava in casa certi suoi amici grossi, bracaloni, rumorosi al par di lui, in compagnia dei quali ingollava bicchieri e bicchieri d'un pastoso vinone rosso. Giocavano alla morra e parlottavano sugli affari del mercato, sugli interessi del villaggio, un paesotto della bassa Lombardia, pieno di negozianti di bestiame e di fabbricanti di formaggio. Il vino veniva, secondo il costume, servito da Franceschetta. Ella girava leggerissima fra gli uomini, col vassoio in mano, con un passo d'ombra, con la bocca suggellata, con lo sguardo spento, straniera. In realtà viveva due vite. Era sempre stato così, sin dall'infanzia. Nessuno aveva mai potuto figurarsi le straordinarie visioni che sfilavano sulle pareti interne del suo cervello. Erano il suo tesoro. Taceva perché non gliele rubassero. Spinta al matrimonio, presa, maneggiata con allegra brutalità, nulla aveva ceduto di sé, se non il corpo. E l'aveva ceduto male, nella contrattura d'un disgusto fisico che ad ogni volta si rinnovava, eccitando, invece di stancarla, la massiccia sensualità del marito. Era rimasta custode, o schiava, dell'anima propria, chiudendola in sé come si chiude l'acqua in un pozzo profondo. Camminando la luna nel cielo, viene il momento nel quale il suo disco argenteo si riflette in pieno nel cerchio vertiginoso. E l'acqua nera, dal fondo, ne rabbrividisce tutta di gioia e di speranza, sommuovendosi, trasfigurandosi in lucenti tremolii di brillanti e di perle. Ad illuminare la buia anima solitaria, distaccata in così assoluto modo dalla realtà della vita quotidiana, era sopravvenuta l'occulta malia d'un sogno. Quale? Un lontano giorno, per non soffrire troppo della faccia nemica della matrigna, Franceschetta, adolescente, si era immaginata ad aver dinanzi non già lei, ma la Madonna del grande quadro posto in chiesa sopra l'altare. E tale realmente l'aveva sempre veduta. Quale sogno dunque? Strano, allucinante, inconfessabile, criminoso. Suo marito non poteva scomparire. Perché no? Il caso sa quello che fa. Come era entrato nella vita di lei, senza che il cuore lo avesse chiamato, l'uomo poteva sparirne. In qual modo? Non sapeva. La sua morbosa fantasia non osava giungere fin là. Gustava il senso selvaggio della liberazione, della certezza che il colosso trasudante, sbuffante, sbofonchiante, non sarebbe più ricomparso ad ostruire il vano della porta di casa. Il resto era ombra e mistero. Due povere donne del paese piangevano in solitudine giorno e notte. Giovanna Larici, il cui marito, emigrato da anni nel Canada, non aveva più dato novella di sé. E Maria Bulca, la vedova d'un muratore che le era stato portato a casa su una barella, con le reni fracassate per una caduta dall'alto di un'impalcatura. Avrebbe pianto lei. Non conosceva lei suo marito. Chi era quell'uomo?
La poteva sgridare, scuotere, accarezzare pesantemente, poteva metterle sulla bocca il suo fiato avvinazzato, poteva brancicare il suo sussultante corpo nudo con le manacce ruvide. Ma le era ignoto. Lo considerava a volte con uno stupore muto. Le sembrava un estraneo che dovesse fra alcuni istanti svoltare l'angolo della via più vicina per non ritornare mai più. Sparire, non morire. Cos'era la morte? Aveva paura lei della morte. Le era sempre mancato il coraggio di torcere il collo a una gallina. La sola vista del sangue la faceva dare in convulsioni. E allora? Disparizione non significa morte. Dio, come il cervello le si affaticava nello sforzo di quel pensiero. Non pensare, non pensare, sognare solamente. Sognare per essere liberata. La presenza del marito, l'odore ferino che il suo gran corpo tramandava, il comando, la carezza dispotica, lo sputacchiare villano, tutto quello che in lui la feriva, l'esasperava, potrebbe non essere più. E le notti, quel corpaccio che occupava tre quarti del letto matrimoniale, mentre Franceschetta, presa da un orrore maniaco, si raggruppava tutta scarna e piccina verso la sponda col rischio di cadere. Quel russare su due toni, l'uno rauco, l'altro fischiale. Quel russare implacabile che non cessava mai, che le dava la nausea e gli urti di bile e le piantava dei chiodi nel cervello. Come facevano le altre donne? Perché la sua sensibilità nervosa era così indifesa, così a nudo, così spasmodica? Cercava di non ascoltare, di nascondere il capo sotto le coperte per dormire. Non poteva, non poteva. L'insonnia divorante le succhiava la ragione. Riuscì lentamente a vincere l'intollerabile ambascia, cloroformizzandosi col pensiero che il supplizio sarebbe finito da sé, come finisce la notte quando spunta il giorno. Un riposo del cuore, una distensione dei nervi, una quiete di tutto l'essere le veniva dall'immaginare quel che sarebbe stata la sua vita dopo. Silenzio, tepido come una coltre, corroborante come un farmaco, il silenzio avrebbe guarito il suo male in una solitudine di clausura. Nella freschezza dell'alba, ella si sarebbe alzata dal letto monacale con membra fatte elastiche dal buon sonno riparatore e avrebbe spalancate le finestre sulla pianura verde, tutta rugiada e brividi, sentendo davanti a sé la sua giornata. Nessuna voce rude le avrebbe gridato «fa questo e fa quello!» Nessuna presenza imperiosa avrebbe preso il suo tempo, diretto i suoi movimenti, manomesso alla cieca il suo povero fascio di nervi doranti. Ella non avrebbe più pranzato e cenato a tavola, ma sullo scalino del focolare d'inverno, con la ciotola del latte in grembo, sullo scalino dell'orto d'estate, ascoltando la musica delle cicale e dei grilli. Avrebbe assaporato i suoi minuti di pace, uno per uno, fabbricato ogni giorno per la propria gelosa gioia, storie meravigliose che solo l'aria e le rondini avrebbero udite. Null'altro, null'altro. Riposare, immobile, era tanto stanca. Tanto stanca che il cervello le pesava nella testa come un ciottolo. La vita pratica, quella che si vede, scorreva intanto senza interruzione e il grosso mercante concludeva ottimi affari e prosperava in ottima salute e spillava dalle proprie botti ottimo vino e badava alla tacita moglie sparuta come si bada ad un cagnolino.
al quale ogni tanto si grida con un fischio: Fido, vieni qua! Fido, al guinzaglio! Ma una sera, comparendoli innanzi mentre se ne stava assorta in un lavoro di maglia, la vide trasalir con violenza, farsi di fuoco e di ghiaccio, balzare in piedi respingendo la sedia, stravolta, sfigurata. Gli parve di non averla mai fino ad allora veduta. Gli parve nuovo quel viso schernito, con gli zigomi sporgenti, col segno terribile dell'idea fissa negli occhi senza palpebre. La scosse, le spruzzò dell'acqua in fronte, chiamò a gran voce la servetta. Con l'aiuto di costei riuscì a calmare la misera creatura che sussultava in tutte le fibre, battendo i denti, guatandolo con terrore. «Che diamine, Franceschetta! Non sono mica il mio fantasma!» andava ripetendo per convincerla, stringendosi la manina di lei sul pancione prosperoso. Ma ella rimaneva contratta, senza parola. Qualche tempo dopo, le 3 del pomeriggio, il 10 di agosto, calura, aria simile a fuoco rarefatto, entrando in cucina, l'uomo vide Franceschetta abbandonata sopra una sedia, coi gomiti sulla tavola e il capo sui polsi incrociati. Pareva dormisse profondamente. Volle, da quel bestiale bonaccione che era, farle uno scherzo. Si avvicinò piano piano e le cinse con un braccio la vita, soffiandole nell'orecchio. Allora avvenne una cosa spaventevole. Franceschetta diede un balzo di pantera, con gli occhi fuori dell'orbita, i capelli dritti sul cranio, le braccia tese in avanti, cacciò un urlo, poi un altro, poi un altro. L'uomo disperato supplicava: «Franceschetta, Franceschetta!» Ma ella continuava ad urlare, retrocedendo con le braccia sempre tese a barriera, quasi che realmente dinanzi a lei fosse comparso il fantasma di un morto. E rimase ritta, inchiodata al muro. Accorse gente, accorse il medico. La si trasportò all'ospedale più vicino, di là in un manicomio. Non riprese più la ragione. È tranquilla ormai, indifferente a tutto e a tutti. Se ne sta in disparte, sferruzzando una calza di lana grigia che, una volta finita, disfa per ricominciarla. Raccoglie con inesausta pazienza brani di gazzette, fogli scritti e stampati, leggervi accoccolate in qualche cantuccio certe storie stupefacenti d'amore e di morte che inventa da cima a fondo. Sorride sempre, di un immobile sorriso a fior di labbra che si potrebbe dire interiore. Con esso e con la fissità dello sguardo senza palpebre segue un suo caro sogno che nessuno sa, che ella sola conosce. 2 sole volte ricadde nella crisi urlante e fu quando Bernardone, grave e compunto nel rosso faccione bitorzoluto, venne a vederla nella casa di cura. I medici compresero e, con persuasive parole, convinsero l'uomo a non più ritornare. Egli forse non chiedeva di meglio e disparve dalla vita estatica dell'inferma. Si prese in casa una bella serbotta, non giovanissima ma salda in carne, di volto aperto e gioviale, di magnifica salute, un placido animale caldo e sottomesso che gli divenne necessario come a pranzo una buona bottiglia di Barbera. E tutti e due furono felicissimi. L'audacia di Ada Negri non fu sempre apprezzata, soprattutto in certi ambienti, soprattutto dagli esponenti maschili della letteratura del tempo, che non sempre reagirono benevolmente. Si veda per esempio una critica del Marradi, il quale disse:
Ma pensate un po', con un volume come Fatalità, coi versi sbagliati e le ispirazioni più comuni, più scipite, più vecchie, Ada Negri non solo è riuscita ad avere 4 o 5 edizioni, ma anche una pensione che l'ha resa agiata per tutta la vita. Poi ditemi se il pubblico sa quel che fa. Il pubblico sapeva quel che faceva e anche Ada Negri lo sapeva perché non era una sprovveduta. Ada Negri fu la prima e unica donna ammessa all'Accademia d'Italia, con nomi del calibro di D'Annunzio, di Marconi, di Gentile e altre personalità illustri. E non solo, ebbe anche una nomina al Nobel. Non lo vinse, ma comunque una nomina al Nobel è una nomina al Nobel. Per di più, Fatalità fu la sua prima raccolta di poesie, che fu pubblicata quando lei aveva soltanto 22 anni. E se solo Marradi avesse letto con un po' più di attenzione Fatalità, forse avrebbe trovato la risposta. Magari non la stessa che abbiamo trovato noi, ma sicuramente l'avremmo trovata. Noi l'abbiamo trovata. Noemi Garbo legge Tu vuoi sapere, da Fatalità. Tu vuoi sapere chi io sia? Fanciullo, senti. In deserta prigion chiuso e dannato, io sono augello dall'ali possenti. E chiedo il folgorar dei firmamenti, e qui m'agito e soffro incatenato. Biondo fanciullo, senti. Io sogno nozze di silvestri fiori, nell'ombra secolar della foresta e delle belve, i deliranti amori sulle sabbie del tropico e gli ardori del sole e il turbinar della tempesta, raggi, procelle e fiori. E qualche volta, vedi, audacemente, io mi dibatto, maledico, piango, ma passa il mondo e ride e non mi sente. E io, testardo prigionier furente, contro i ferri l'aperte ali mi infrango. E il mondo non mi sente. Chi mi spezza le ferre ritorte? Chi mi dona la luce e l'infinito? Chi mi dischiude le tenaci porte? Io voglio errar, garrulo e forte, nel delirio del sole ebro e rapito. O libertade, o morte. Grazie per l'ascolto da Sara e Noemi Garbo.